circa 2 milioni e mezzo di anni fa, il Pliocene ha il suo epilogo e con esso termina anche il periodo Neogene. Ma al loro posto si apre uno dei più spettacolari capitoli della storia della vita sul nostro pianeta. Ha infatti inizio una delle epoche più famose dell'intero Cenozoico, il Pleistocene. Questa è l'epoca della celebre megafauna pleistocenica e dei ghiacciai in continua espansione. Con il Pleistocene ha ufficialmente inizio l'era glaciale. Inoltre, il Pleistocene è la prima epoca del periodo quaternario, il terzo periodo geologico dell'era cenozoica. Il quaternario continua ancora oggi ed è infatti il periodo in cui viviamo attualmente. Quest'epoca è segnata da profondi cambiamenti nel clima e nella distribuzione delle faune, grazie ai quali si svilupperanno specie davvero straordinarie. L'inesorabile avanzamento dei ghiacci avrà conseguenze su scala globale, le quali influenzeranno il clima, gli ambienti e le specie di ogni angolo del pianeta. La vita sulla Terra affronterà nuove condizioni ed eventi senza precedenti. Benché il Pleistocene sia una delle epoche meno longeve del Cenozoico, nel corso di questo periodo di tempo relativamente breve vedremo l'avvicendarsi degli ultimi eventi che plasmeranno il pianeta, fino a renderlo definitivamente il mondo che conosciamo. Sebbene durante il Pleistocene i continenti si trovino essenzialmente nelle loro posizioni attuali, la forma delle coste è molto diversa. Ciò è dovuto all'estensione delle calotte polari all'estremità del pianeta. Vi sono diversi fattori all'origine delle grandi glaciazioni del Quaternario, fra cui i cambiamenti nei parametri orbitali della Terra, la presenza di grandi porzioni di terraferma ai poli e l'interruzione di importanti correnti marine calde. Probabilmente, tutti questi eventi insieme hanno provocato, verso la fine del Pliocene, un forte calo delle temperature, causando perciò l'enorme espansione delle calotte polari. La deposizione sotto forma di ghiaccio di grandi quantità di acqua marina ha come conseguenza un notevole abbassamento dei livelli oceanici. In questo periodo essi sono dai 100 ai 120 metri più bassi rispetto a oggi. Questa riduzione del livello degli oceani causa l'emersione di vaste porzioni di fondale marino prima sommerso. Ciò fa estendere di molto il limite di costa di tutti i continenti. Durante i periodi di massima espansione delle calotte glaciali, molte isole, oggi circondate dal mare, sono unite alla terraferma da estesi bracci di terra. Nell'Europa settentrionale, l'abbassamento dei livelli marini genera l'emersione del Doggerland, una porzione di territorio oggi occupata dal Mare del Nord. Questa enorme distesa di terra congiunge le isole britanniche al resto del continente. Ma gli effetti più drammatici di questo abbassamento dei livelli marini in Europa si osservano nella zona del Mediterraneo. La Sardegna e la Corsica sono unite a formare un'unica estensione di terra, la grande isola Sardo-Corsa. Durante la maggior parte del Pleistocene, molte isole del Mediterraneo, tra cui Malta, parte delle isole del Mar Egeo e le isole Pontine, sono collegate alla terraferma. In Sud America, le isole Falkland sono unite al continente da un ponte di terra lungo ben 500 km. Tuttavia, è l'Asia a presentare le più stupefacenti conseguenze del ritiro delle acque marine. L'isola dello Sri Lanka è infatti collegata all'India da uno stretto ponte di terra, mentre le maggiori isole del Giappone costituiscono un unico lembo di terra collegato al resto del continente eurasiatico. Nel sud-est asiatico le conseguenze sono ancora più estreme. Le grandi isole di Borneo, Giava e Sumatra sono tutte unite tra loro e sono collegate all'Asia sudorientale, formando assieme un'unica grande penisola conosciuta come Sundaland. Australia e Nuova Guinea sono anch'esse collegate e formano assieme un unico grande territorio chiamato Saul. Durante il corso di quest'epoca, un grande punto caldo al centro del Pacifico continua a formare enormi vulcani sottomarini. Questi generano l'emersione delle ultime e più giovani isole hawaiane, quali Maui, Molokai e la più grande di tutte, l'isola di Hawaii. L'abbassamento delle acque influenza profondamente le forme di vita che popolano le coste negli oceani e i mari bassi. Con l'emersione di vaste porzioni di fondale, molte aree coperte da coralli emergono al di sopra del livello del mare. I coralli, perciò, sono costretti a seguire il ritiro delle acque e a crescere nelle zone di mare una volta troppo profonde ed inaccessibili. La famiglia dei cetacei cetoteridi è ancora presente, ma per via dei cambiamenti climatici è fortemente ridotta e conta probabilmente ancora poche specie. Gli squali bianchi si affermano durante il corso dell'epoca come i principali predatori di mammiferi marini, tra cui ad esempio le otarie.
Anche varie specie di cetacei, tra cui le orche, occupano la nicchia ecologica di grandi predatori nei mari di tutto il mondo. Esistono ancora e hanno una maggiore distribuzione i sireni come lamantini e dugonghi. Enormi specie di dugonghi si adattano a vivere nelle fredde acque dell'emisfero boreale. Una di queste specie di grandi sireni è la ritina di Steller, lunga addirittura fino a 9 metri. Già alla fine del Miocene e durante tutto il Pliocene, i cambiamenti nelle temperature marine avevano influenzato la distribuzione del plancton negli oceani, permettendo probabilmente la comparsa delle prime balene di grandi dimensioni. A circa 1,5 milioni di anni fa risalgono le prove della presenza di balenottere azzurre anatomicamente moderne, in grado di superare addirittura i 26 metri di lunghezza. Anche se il Pleistocene è conosciuto come l'epoca in cui ebbe inizio l'era glaciale, come abbiamo visto nel corso della storia della vita sulla Terra, quella del Pleistocene non è stata l'unica glaciazione che ha coinvolto il nostro pianeta. Di per sé, quest'era glaciale non è nemmeno iniziata nel Pleistocene. In realtà, le grandi glaciazioni del Cenozoico sono iniziate con la formazione delle prime calotte glaciali perenni in Antartide, poco meno di 34 milioni di anni fa. Quindi la cosiddetta era glaciale, cominciata col Pleistocene, non è altro che l'inizio del periodo più freddo di tutta la grande glaciazione del Cenozoico. Nel corso del Pleistocene, l'estensione delle calotte glaciali ai poli occupa un volume massimo di 52 milioni di chilometri cubici, quasi 23 milioni in più rispetto ad oggi. Durante la loro massima espansione, i ghiacci sono tanto estesi da occupare nell'emisfero settentrionale tutto il Canada, gran parte del Nord Europa e dell'Asia settentrionale. Nell'emisfero australe, invece, i ghiacci sono in gran parte limitati all'Antartide, anche se le calotte aumentano tanto in volume da ghiacciare una vasta porzione di oceano attorno al continente, spingendosi persino a coprire parte della Patagonia in Sud America. L'abbassamento generale delle temperature comporta anche l'espansione dei ghiacciai montani su tutte le maggiori catene montuose del pianeta. Anche se il Pleistocene è l'epoca più vicina ai giorni nostri, durante il suo corso il pianeta ha visto cambiamenti dal punto di vista climatico e faunistico che per certi versi sono ancora più drammatici rispetto all'epoca precedente. Nonostante il Pleistocene duri poco più di 2,5 milioni di anni, proprio questa sua vicinanza a noi ci permette di avere, in proporzione, molti più resti fossili rispetto alle epoche precedenti. Ciò ci consente di raccontare in maniera più dettagliata gli eventi accaduti durante questo preciso arco di tempo. Questo perché l'erosione e gli eventi di estinzione hanno avuto molto meno tempo per cancellare le prove del passato e perciò abbiamo una più dettagliata immagine degli avvenimenti e delle creature durante quest'epoca. Quindi i tempi durante questo periodo sembrano dilatarsi e arricchirsi di dettagli in una quantità straordinaria, non ottenibile da nessun'altra epoca precedente. È anche per tale motivo che quest'epoca è così conosciuta. Nel corso del Pleistocene appare pressoché la totalità delle specie di piante e animali che esistono anche oggi. Tuttavia, accanto a queste faune moderne sono presenti molte altre forme che oggi non esistono più. Questa discrepanza tra faune pleistoceniche e moderne la vediamo proprio sul continente australiano. Nonostante esso continui ad avanzare verso le isole dell'arcipelago indonesiano, il continente è ancora separato dal resto delle masse continentali, proprio come lo è oggi. Le specie che popolano l'Australia sono quindi ancora isolate e continuano ad evolvere indisturbate. In questo periodo è infatti presente la famosa megafauna australiana, caratterizzata da enormi specie di marsupiali, rettili ed uccelli terricoli. Gigantesche echidne dal becco lungo, lunghe fino a un metro, si nutrivano di insetti e formiche, in modo simile ai formichieri. Oltre ad essere occupate dalle moderne specie di vombati e canguri, le vaste distese di praterie e boscaglia ospitano i giganteschi diprotodon. Dotati di enormi cavità nasali, questi enormi marsupiali erano capaci di rivaleggiare in dimensioni con i rinoceronti. Le particolari condizioni ambientali permettono anche l'evoluzione di strane forme di canguri giganti, chiamati stenurini. Essi sono comunemente conosciuti come canguri dal muso corto. Questi, a differenza dei loro parenti moderni, si spostavano con movimenti lenti e probabilmente non erano capaci di saltare. Oltre ad emu e casuari, sul continente isola vivono altri grandi uccelli incapaci di volare. Jenny Ornis era infatti un grande parente terricolo delle odierne anatre. Ma dove ci sono enormi erbivori, ci sono anche grandi predatori, che nel Pleistocene abbondano come non mai.
oltre ad esservi ancora i tilacini, nelle grandi savane alberate vivono i tilacoleonidi. Tilacoleo fa parte di questo gruppo ed è conosciuto come leone marsupiale. Sul continente non ci sono solo marsupiali predatori. La nicchia ecologica di grandi carnivori è occupata anche e soprattutto da giganteschi rettili. Le particolari condizioni climatiche durante il Pleistocene e l'isolamento dell'Australia rendono possibile lo sviluppo di rettili dalle dimensioni impressionanti. Varanus priscus, conosciuto anche come Megalania, era un feroce varano lungo 6 metri, in grado di nutrirsi dell'abbondante megafauna marsupiale. Come se non bastasse, vi era Quincana, un coccodrillo di terra che cacciava prede di grandi dimensioni. Durante il Cenozoico, anche nelle isole della Nuova Zelanda si verifica un processo evolutivo simile a quello avvenuto in Australia. Qui, l'isolamento produce una varietà unica di piante ed animali. Per via della distanza di queste isole dal resto dei continenti, quasi nessun mammifero terricolo è mai riuscito a raggiungerle. Infatti, a parte i pipistrelli, sull'isola non si ha alcuna prova certa di specie mammaliane endemiche, tranne pochissime eccezioni. Gli unici animali in grado di arrivare facilmente sulle isole sono quindi quelli capaci di volare. Oltre ai tuatara, i quali sono relitti di un'antica stirpe di rettili che popolava le isole da quando si sono distaccate da Australia ed Antartide, pochi altri animali furono in grado durante il Cenozoico di arrivare e stabilirsi sui grandi e remoti territori della Nuova Zelanda. Quei pochi animali che sono arrivati qui hanno avuto però molto successo. Questi pionieri che si sono stabiliti sulle isole sono gli uccelli. Trovando un territorio completamente privo di predatori e di competitori, hanno evoluto incontrastati una grande diversità di forme. La Nuova Zelanda diviene quindi il regno degli uccelli. I pappagalli arrivati dall'Australia evolvono peculiari specie come i Kea. Adattatisi alle rigide condizioni climatiche montane, essi hanno una dieta onnivora che consiste, oltre che di vegetali, anche in parte di carogne e di piccoli animali. L'isolamento permette agli uccelli di evolvere in direzioni che sul resto dei continenti non sarebbero possibili. Anche qui, infatti, come in Australia, evolvono specie aviane che aumentano in dimensioni e perdono la capacità di volare per vivere a terra. Oltre al famosissimo kiwi, un altro esempio è il kakapo, l'unico pappagallo completamente incapace di spiccare il volo. I più stupefacenti abitanti delle isole sono però i moa. Questi uccelli paleognati, partendo da antenati volatori, sono diventati gradualmente più abili nello spostarsi a terra che in aria, originando infine forme endemiche completamente terricole. A partire dall'ultima parte del Miocene, questi uccelli hanno iniziato a sviluppare moltissime specie, perfettamente adattate ai diversi habitat che offrono le isole. Alcune di queste iniziano a popolare le foreste, altre invece le boscaglie e le praterie. Altre specie ancora si adattano a vivere nei territori aridi, mentre altre popolano persino la costa e le zone montane. Su quest'isola, dove gli uccelli sono gli animali dominanti degli ecosistemi, i predatori non possono essere altro che uccelli. L'aquila di Haast era un enorme uccello rapace, uno dei più pesanti mai esistiti. Le sue dimensioni le permettevano di cacciare e di cibarsi proprio degli imponenti moa che popolavano le isole. Durante il Pleistocene, gli ambienti del continente africano diventano sempre più indistinguibili da quelli moderni. Le foreste tropicali restringono i loro areali, mentre le boscaglie alberate dell'Africa orientale diventano definitivamente savane aperte. In questi ambienti così simili a quelli di oggi hanno infatti origine le specie odierne. Nel Pleistocene superiore le aree umide ospitano ippopotami, mentre le foreste sono la casa dei moderni gorilla. Tra 2 e 1,5 milioni di anni fa, la formazione del fiume Congo separa le popolazioni di primati che poi originano da una parte gli scimpanzé e dall'altra i bonobo. Nelle savane di tipo moderno dell'Africa orientale e meridionale, tra gli innumerevoli tipi di gazzelle già esistenti, appaiono specie moderne quali gnu e impala. In mezzo a tutta questa grande quantità di ungulati, intorno a 800.000 anni fa, iniziano a galoppare in grandi mandrie anche le prime vere zebre di pianura. Nelle zone desertiche invece si adattano molto bene a vivere gli orici. Elefanti africani e giraffe calpestano già i vasti territori pianeggianti dell'Africa subsahariana. In quest'epoca in Africa emergono anche i primi bovini di grandi dimensioni. Essi evolvono nella moderna specie di bufalo africano. Un'antica specie di bufalo, conosciuta come Pelorovis, sviluppa corna davvero maestose, le quali dovevano probabilmente arrivare a misurare anche 4 metri di ampiezza.
Nelle savane del continente sono presenti anche diversi carnivori moderni. Iene maculate e leopardi iniziano a cacciare piccole e grandi prede nelle pianure, ormai identiche ai paesaggi dell'odierna Africa orientale. Dall'Eurasia dei particolari canidi entrano nei territori africani, sviluppandosi in questo periodo con i primi licaoni. In questi territori, sorprendentemente, gli ultimi arrivati sono i leoni. I veri appartenenti a questa specie si svilupparono nelle savane del continente solo attorno a 300.000 anni fa. Il risultato più bizzarro di tutte le condizioni ambientali del Pleistocene sono però, senza ombra di dubbio, le forme che le scimmie ominine riescono ad acquisire. Gli innumerevoli cambiamenti geologici e climatici, i quali hanno influenzato gli ambienti dell'Africa subsahariana, hanno posto, già durante il Pliocene, le basi per l'evoluzione di una bizzarra stirpe di primati. Il continuo allargamento della spaccatura tettonica della Rift Valley ha generato l'innalzamento di imponenti catene montuose ai suoi margini. Questi rilievi, posti come una barriera tra Africa orientale ed occidentale, hanno iniziato gradualmente ad impedire alle correnti cariche di umidità di raggiungere la porzione est del continente. Qui, le zone di foresta, con il graduale inaridimento del clima, si restringono e lasciano il posto alle boscaglie ed infine alle savane alberate. Durante l'era glaciale, a causa del raffreddamento generale delle temperature globali, molta acqua, prima sotto forma di umidità, si deposita ora in grandi quantità di ghiaccio ai poli. Le zone dell'Africa orientale diventano quindi ancora più aride e le savane assumono definitivamente il loro aspetto moderno. Questi eventi hanno iniziato a plasmare un peculiare gruppo di primati che per puro caso possedevano caratteri vantaggiosi per sopravvivere alle nuove condizioni. Questo gruppo di scimmie terricole sono gli ominini. I primi ominini che hanno iniziato a svilupparsi in questi ambienti via via più aperti divengono sempre più adatti a muoversi nella savana. Già comparso da tempo, Australopithecus esiste ancora fino al Pleistocene inferiore, continuando ad evolvere nuove specie. Fino a poco più di 2 milioni di anni fa, Australopithecus africanus, dotato di un largo viso provvisto di robusti zigomi, abitava ancora il Sudafrica. Molto probabilmente, da una più arcaica stirpe di Australopithechi, si origina per la prima volta il genere Homo, lo stesso a cui apparteniamo anche noi esseri umani. Quando ancora gli ultimi australopitechi abitano l'Africa, il genere Homo è già presente da parecchio tempo, almeno 500.000 anni. I primi esponenti del nostro genere coesistono infatti per lungo tempo con altre specie di antichi ominini. 2,3 milioni di anni fa, Homo habilis popolava già le savane dell'Africa orientale accanto a specie come iene, elefanti e grandi felidi. Quando già da più di 300.000 anni i primi esponenti certi del genere Homo vivono negli spazi aperti della savana, in Sudafrica scompare l'ultima specie di australopiteco conosciuta. Homo habilis va incontro ad importanti modificazioni e assume i primi caratteri che contraddistingueranno anche le successive specie del genere Homo. Utilizzati probabilmente anche da Australopithecus, gli utensili in pietra erano ampiamente fabbricati per vari scopi anche da Homo habilis. Questo ominino non era ancora un abile cacciatore e si nutriva maggiormente di materiale vegetale, tuberi e larve. Probabilmente riusciva a sottrarre qualche pezzo di carne dalle carcasse lasciate in giro dai grossi predatori della zona solo quando ne aveva la possibilità. Le prime specie del genere Homo iniziano a sviluppare denti più piccoli e cervelli più grandi rispetto ai precedenti ominini, segno che queste specie incominciano ad assumere una dieta relativamente più ricca in nutrienti e calorie. È sempre più povera di vegetali duri e coriacei. Tutte le precedenti specie di australopitechi, con una capienza cranica di 460 cm3, superavano infatti di poco il volume cerebrale di uno scimpanzé. Col genere Homo, le dimensioni dell'encefalo iniziano però ad aumentare considerevolmente, e Homo habilis possedeva un cervello con un volume compreso tra i 600 e i 650 cm3. Queste prime specie di uomini vanno incontro a progressive modificazioni, le quali li rendono capaci di spostarsi sempre più velocemente negli spazi aperti. Homo ergaster, conosciuto anche come Homo erectus africano, sviluppa lunghe gambe adatte allo spostamento su lunghe distanze e alla corsa. Di conseguenza riduce progressivamente i peli corporei ed aumenta molto in altezza. Riusciva a raggiungere probabilmente il 1,80 m. Fino a circa 1,5 milioni di anni fa, nelle savane dell'Africa orientale esisteva ancora Paranthropus, un genere di ominini parte di un antico lignaggio adattatosi a nutrirsi quasi esclusivamente di vegetazione. Ciò vuol dire che fino a 2 milioni di anni fa, sul continente africano esistevano contemporaneamente 3 o addirittura 4 specie di ominini.
Questo ci mostra come l'evoluzione di questo particolare gruppo di primati terricoli, di cui facciamo parte anche noi, non è stato un processo di sostituzione lineare. L'evoluzione dei nostri antenati somiglia più ad un cespuglio ricco di diramazioni che vanno in molteplici direzioni, con rami che coesistono per lungo tempo, altri che si estinguono, mentre altri ancora vanno avanti e danno origine a loro volta a nuove diramazioni. Risalenti a circa 1,6 milioni di anni fa, sono le più antiche prove che abbiamo dell'utilizzo del fuoco da parte di un'antica specie umana, probabilmente Homo ergaster. I primi fuochi da campo utilizzati dai nostri antenati non sono accesi direttamente. Questi antichi esseri umani sfruttano probabilmente i frequenti incendi naturali. L'utilizzo del fuoco conferisce a questi nostri antenati degli enormi vantaggi, tra i quali tenere lontani i predatori, cucinare il cibo e tenersi al caldo. Tuttavia, Homo ergaster probabilmente non utilizzava il fuoco così di frequente. Questa specie umana doveva essere già in grado di cacciare e abbattere grosse prede. Dove forza muscolare, denti affilati, artigli e grandi abilità cursorie mancano, questi ominini compensano con l'utilizzo di utensili in pietra e lance capaci di trafiggere la preda. La capacità di tagliare la carne utilizzando gli utensili permette loro di cibarsi di risorse più nutrienti e caloriche. Questo gli consente di sviluppare molari più piccoli e un apparato digerente più corto, il quale richiede meno energia per essere mantenuto. Ciò permette a questa formidabile specie umana di spendere più energie per altre funzioni. Queste energie extra danno quindi a Homo ergaster la possibilità di aumentare ancora di più la grandezza del cervello. La scatola cranica raggiungeva un volume cerebrale compreso tra i 600 e i 900 cm cubici. Il Madagascar del Pleistocene ha una storia completamente diversa rispetto a quella del continente africano. Anch'esso isolato dal resto delle terre emerse, sviluppa la sua particolare megafauna. Qui i lemuri arrivati molti milioni di anni prima si diversificano con forme gigantesche. Esistono lemuri bradipo, lemuri simili a koala e persino specie parzialmente terricole, dalle sembianze che ricordano vagamente un gorilla. Specie di grosse aquile e parenti delle manguste quali i fossa riescono a cacciare e a nutrirsi di questi enormi primati. Se in Madagascar le fronde degli alberi sono il regno dei lemuri, il terreno è calpestato dagli enormi uccelli elefante, gli uccelli più grandi e pesanti mai esistiti. Nonostante questi incredibili sconvolgimenti nei continenti che abbiamo appena visto, nel Pleistocene è l'Eurasia che va incontro ai più grandi cambiamenti ecologici e accanto alle specie che tuttora sono presenti sul continente si fanno strada forme davvero diverse da quelle che siamo abituati a riconoscere come proprie di questi territori. Sul continente si affermano le più comuni specie di oggi. Dal sud-est asiatico, i cinghiali durante il Pleistocene inferiore si espandono fino a popolare finalmente anche l'Europa. L'Asia meridionale ospita i primi leopardi nebulosi, i quali iniziano a predare piccoli animali nelle lussureggianti foreste tropicali dell'Indocina. Tra gli 800 e 700 mila anni fa, nelle foreste dell'Eurasia emergono le stirpi di volpi, sciacalli dorati e kuon. In particolare, intorno allo stesso periodo, i lupi iniziano a predare animali di maggiori dimensioni, divenendo i formidabili predatori che conosciamo. Praterie, steppe e foreste del continente vedono galoppare lungo le loro sterminate distese i primi cavalli moderni, i quali si dividono ben presto nelle loro sottospecie principali. Gli onagri sono distribuiti su gran parte dell'Asia centrale, meridionale e occidentale, spingendosi perfino in Europa. Nelle foreste tra Cina e penisola thailandese vive un'enorme specie di tapiro, in grado di raggiungere la mezza tonnellata di peso. Probabilmente nelle stesse foreste, all'inizio dell'epoca, iniziano a diversificarsi e vivere sulle fronde degli alberi i moderni oranghi. Le variazioni climatiche e la conseguente modificazione degli habitat hanno grande influenza sulle grandi scimmie antropomorfe. Alcuni antichi parenti degli oranghi si adattano bene alle nuove condizioni e forme come il Gigantopithecus sviluppano dimensioni impressionanti, iniziano a vivere a terra e a nutrirsi di grandi quantità di vegetali nelle foreste temperate della Cina. Queste immense scimmie antropomorfe erano i più grandi primati che siano mai esistiti. Durante l'era glaciale, i cervidi raggiungono anch'essi dimensioni imponenti. Megaloceros, un enorme parente dei daini, sviluppa palchi senza precedenti, i quali raggiungono un'ampiezza che supera i 3 metri e mezzo. In Cina invece esistono altri tipi di cervi, che pur non avendo palchi molto grandi, hanno forme stupefacenti, molto diverse da quelle degli altri cervidi. Nelle foreste dell'Asia sono più diffusi gli elefanti asiatici, mentre le savane della parte meridionale del continente sono già popolate dai rinoceronti indiani.
Altri grandi erbivori, quali Sivaterium, un parente delle giraffe e degli okapi, vivevano nelle savane dell'Asia meridionale, brucando le foglie dalle basse fronde degli alberi. Nelle foreste temperate dell'Asia orientale dell'inizio del Pleistocene superiore, i panda giganti si nutrono placidamente di bambù. Probabilmente, già intorno alla parte iniziale del Pleistocene, originatesi da una specie affine a Panthera zdansky, le odierne tigri si aggirano per le lussureggianti foreste dell'Asia sudorientale. I territori temperati e freddi del continente eurasiatico sono la casa dei famosi orsi delle caverne. Questa enorme specie di orso, alzato sulle zampe posteriori, poteva arrivare a misurare quasi 3 metri e mezzo di altezza e raggiungere una tonnellata di peso. Nonostante le dimensioni impressionanti, l'orso delle caverne doveva essere prevalentemente vegetariano. Bos primigenius, un imponente bovino tipico dell'era glaciale, popolava le vaste praterie e le foreste d'Europa, Asia e Nord Africa. Questo antenato dei moderni bovini domestici possedeva un temperamento estremamente aggressivo e grazie alla sua stazza e alle sue imponenti corna scoraggiava qualsiasi predatore dall'attaccarlo. Circa 2 milioni di anni fa, altri grandi bovini adatti ai climi temperati e freddi danno origine al genere bison, a cui appartengono i moderni bisonti. Il genere si espande rapidamente in tutta l'Asia e si separa in diverse specie. Oltre alla specie europea di oggi, evolvono diverse grandi forme adatte alle rigide condizioni della steppa eurasiatica. Un esempio è il conosciutissimo Bison priscus, chiamato per l'appunto anche bisonte delle steppe. Tutti questi grandi ungulati erano probabilmente prede di Homo Therium, il quale, durante l'era glaciale, si è adattato ad inseguire le sue prede per lunghi tratti, attraverso le vaste distese di steppa e tundra. Durante il Pleistocene, molte faune africane o che consideriamo tipiche delle regioni tropicali popolano aree alle latitudini temperate in Asia e specialmente in Europa. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'era glaciale non è un periodo in cui le temperature si mantengono costantemente basse. Al contrario, durante quest'epoca si hanno continue fluttuazioni nelle temperature medie globali. Infatti, la grande glaciazione del Quaternario è suddivisa in diversi periodi glaciali. Durante questi periodi, le calotte glaciali si espandono raggiungendo la loro massima estensione. In alcuni punti, come in Nord e Sud America, i ghiacci delle calotte polari toccano addirittura il 40° parallelo. Le temperature medie globali, durante questi periodi freddissimi, sono comprese tra i 9 e i 5,5 gradi centigradi, quindi circa 6 o persino 10 gradi in meno rispetto ad oggi. Questi lunghi periodi di freddo, che possono durare centinaia di migliaia di anni, sono però intervallati da altri periodi più caldi e con temperature molto più alte. Essi sono denominati periodi interglaciali. Dalla durata di poche decine di migliaia di anni, tali periodi vedono un grande incremento nelle temperature, le quali possono arrivare ad eguagliare o addirittura superare quelle moderne. Proprio durante questi intervalli di tempo, faune tipicamente tropicali riescono a spostarsi alle maggiori latitudini, colonizzando aree che fino a poche centinaia di migliaia di anni prima erano troppo fredde. Ecco così che faune dall'Africa come elefanti, grandi felidi, ippopotami, giraffe, gazzelle, rinoceronti riescono ad abitare zone oggi temperate. In Asia orientale troviamo ad esempio gli iraci fino alla fine del Pleistocene inferiore. Gli struzzi sono abbondanti in tutta l'Asia e almeno fino alla prima parte dell'epoca si spingono a popolare persino la Mongolia. Fino a circa 100.000 anni fa, le giraffe popolano ancora gran parte dell'Asia, in zone come Siria e Turchia, mentre fino ad almeno 800.000 anni fa arrivano a popolare perfino il Giappone. La differenza più profonda tra faune pleistoceniche e moderne la si riscontra però in Europa, dove troviamo molte specie di grandi dimensioni. I proboscidati, nonostante le basse temperature che caratterizzano gran parte di questo periodo, sono ancora molto diffusi e hanno un grande successo. Essi sviluppano innumerevoli specie di grandi dimensioni, che popolano la maggior parte dei continenti, e diventano tra gli esponenti più importanti della megafauna. Il genere Paleoloxodon popolava con diverse specie l'intera Eurasia. La specie asiatica Paleoloxodon namadicus, ad esempio, era uno dei mammiferi terrestri più pesanti mai apparsi sul pianeta. La specie Paleoloxodon anticus, conosciuto anche come elefante dalle zanne dritte, si sviluppa invece nei territori d'Europa. Alcuni esemplari di questi enormi elefantidi, che riescono a raggiungere le isole del Mediterraneo, rimangono intrappolati su di esse. Qui, in poche migliaia di anni, attraverso le generazioni, diminuiscono esponenzialmente in dimensioni e sviluppano persino specie insulari nane. Ma durante parte del Pleistocene, l'Europa è abitata anche dagli ippopotami.
fino a 120.000 anni fa, non si trovano solo in Italia e in Francia, ma si spingono ancora più a nord, fino in Gran Bretagna. Anche questi ippopotami europei, come gli elefanti, colonizzano alcune isole del Mediterraneo, dove le loro dimensioni diminuiscono drasticamente, sviluppando così specie endemiche molto più piccole dei loro antenati continentali. E proprio come in Asia e in Africa, in Europa le foreste e le praterie sono abitate dai rinoceronti. Parente dei rinoceronti di Sumatra, il rinoceronte Stephanorhinus abita ampie porzioni del continente eurasiatico, sviluppando tra Europa ed Asia diverse specie. Anche numerose specie di grandi felidi popolano l'Europa. Acinonyx pardinensis, conosciuto anche come ghepardo gigante, oltre ad abitare l'Asia, raggiunge i territori d'Europa. Il lignaggio, che avrebbe dato origine ai giaguari, è molto più diffuso ed è presente anche in Eurasia. Parente dei giaguari, Panthera gombazuegensis abitava fino a 400.000 anni fa l'Europa. Proprio per questo è conosciuta come giaguaro europeo. Dall'Africa anche le iene maculate raggiungono l'Asia e infine l'Europa. In queste zone temperate evolve Crocuta crocuta spelea, la famosa iena delle caverne. Questa sottospecie si era adattata ai climi freddi di tutta la parte settentrionale del continente eurasiatico, cacciando diverse specie di grandi dimensioni negli ambienti di steppa e tundra, proprio come la sua controparte nella savana. Nel resto dell'Asia vi era invece Pachycrocuta, la cosiddetta iena dal muso corto, che arrivava a pesare fino a 100 kg. Le agili iene del genere Chasmaportetes, talvolta chiamate iene ghepardo, popolano ancora gran parte dell'Eurasia, predando veloci specie di lepri, gazzelle e piccoli cervidi. Durante l'ultima parte del Pleistocene, in Europa arrivano anche i leopardi. Qui sono presenti circa 30.000 anni fa con la sottospecie delle caverne. Già dalla fine del Pliocene, i primi mammut usciti dall'Africa si sono dispersi in Asia. Grazie alle loro dimensioni, questi animali si adattano rapidamente alle condizioni delle zone temperate e si trovano già in Europa e nel resto dell'Eurasia. La specie Mammutus trogonteri si adatta a brucare l'erba nelle aree della steppa eurasiatica. Questo possente proboscidato, alto circa 4 metri al garrese, viveva nelle zone di steppa già 1,7 milioni di anni fa e aveva ben pochi predatori da temere. Come hanno fatto altre specie di elefanti, anche i mammut sviluppano specie nane, una volta arrivate sulle isole del Mediterraneo. Come hanno fatto molte altre specie africane, anche alcuni panterini affini al lignaggio dei leoni escono dal continente disperdendosi in Eurasia. Qui, grazie all'abbondanza di prede di grandi dimensioni, anch'essi si adattano a vivere alle latitudini temperate. Queste zone presentano una grande diversità di specie appartenenti alla megafauna pleistocenica e ciò permette ai panterini di evolvere grandi forme di predatori. Da essi si originano i famosi leoni delle caverne. Adattati specialmente alle condizioni della tundra, questi formidabili felidi cacciavano rinoceronti lanosi, mammut, cavalli e cervi. L'avanzamento dei ghiacci genera l'espansione, oltre che delle steppe, anche degli ambienti di tundra. Qui moltissime specie dei continenti si adattano alla vita nelle rigide condizioni ambientali di questi habitat ed evolvono molte delle specie che possiamo trovare ancora oggi. 500.000 anni fa, nelle foreste d'Eurasia compare già la moderna specie dell'orso bruno. Alcuni antichi parenti degli orsi bruni si adattano a vivere nella tundra e alle latitudini polari. Questi originano tra i 400 e 100.000 anni fa gli orsi polari, gli unici orsi conosciuti ad essere completamente adattati a questi ambienti tanto freddi. Anche un particolare tipo di cervidi, le renne, acquisiscono modificazioni e adattamenti tali da divenire perfettamente in grado di vivere nelle regioni polari. Dalla fine del Pliocene, alcuni tipi di capre di grosse dimensioni, i buoi muschiati, fanno lo stesso. I loro antenati si sono stabiliti a queste latitudini, hanno aumentato le loro dimensioni e infoltito il pelo per meglio sopportare le rigide condizioni ambientali. Molte delle specie che consideriamo tipiche delle zone tropicali non si adattano a vivere solo nelle regioni temperate, ma con l'espansione delle aree di tundra riescono ad evolvere specie in grado di abitare questi territori dalle condizioni estreme. Adeguatisi alle nuove condizioni, elefanti e rinoceronti iniziano perciò a brucare nelle steppe e nella tundra, accanto ad altri erbivori quali cavalli, renne e bisonti. Infatti i rinoceronti, a differenza di oggi, non sono ristretti all'Africa e all'Asia meridionale, bensì sono molto più diversificati e possiedono caratteri in grado di renderli capaci di sopravvivere in ambienti dalle bassissime temperature. Parenti di Stephanorhinus e dei rinoceronti di Sumatra, i rinoceronti lanosi possedevano una pelliccia molto folta in grado di isolarli dalle gelide temperature dell'era glaciale. Ultimo superstite dell'antica stirpe dei rinoceronti elasmoterini, Elasmoterium, conosciuto anche come unicorno siberiano, possedeva appunto un singolo corno cheratinoso sulla sommità del capo.
Questi possenti brucatori erano davvero massicci, arrivavano a misurare circa 2 metri al garrese per un peso di ben 4 tonnellate. I primi mammut arrivati ad abitare la steppa acquisiscono modificazioni tali da essere capaci di vivere alle latitudini ancora più alte. In questi ambienti freddi essi danno origine al famoso mammut lanoso. Più piccola rispetto ai suoi antenati, questa specie di elefante sviluppa una pelliccia foltissima ed impermeabile, ideale per tenere lontani il freddo e la neve. Grande come un elefante asiatico, il mammut lanoso possedeva zanne davvero imponenti. Aveva una proboscide molto versatile, la cui estremità era capace di compiere movimenti più precisi, e ciò gli permetteva di strappare la fine vegetazione di cui si nutriva. La predominanza di questi grandi erbivori rende possibile lo sviluppo di un caratteristico bioma del Pleistocene, la cosiddetta steppa dei mammut, composta sia da erbe che da licheni. Anche i primati ominini sono parte di questa grande emigrazione di faune che si disperdono nei vari territori eurasiatici. Homo ergaster è stata una delle specie di ominini più antiche ad aver mai lasciato l'Africa. Circa 2 milioni di anni fa esce infatti dal continente e si espande velocemente per tutto il Medio Oriente e nel resto dell'Asia. Proprio in Asia origina una nuova specie, il famoso Homo erectus. Homo erectus, con un cervello dal volume medio di circa 1000 cm cubici, era una specie di grande successo che abitava le zone di savana e di foresta di gran parte dell'Asia. Homo erectus non sarà però l'unica specie ad uscire dall'Africa, bensì vi saranno molti altri flussi che porteranno queste bizzarre scimmie bipedi a colonizzare in varie ondate differenti aree dell'Eurasia, sviluppando nelle zone in cui si stabiliscono diverse nuove specie dagli esclusivi adattamenti. Le popolazioni di antichi esseri umani rimaste in Africa sviluppano una maggiore abilità nella caccia e nell'utilizzo del fuoco per cuocere i cibi. Ciò gli consente di aumentare ancora di più il volume dei loro cervelli. Originatosi in Africa, 700.000 anni fa Homo heidelbergensis raggiunge il Medio Oriente e infine anche l'Europa. Qui riesce a cacciare probabilmente gli enormi elefanti dalle zanne dritte. Probabilmente due popolazioni distinte di questa specie danno origine ad altre due specie umane. Quella dell'Asia centrale si sviluppa con i Denisova, mentre è possibile che quelle rimaste in Europa e in Medio Oriente abbiano dato origine intorno a 300.000 anni fa ai primissimi esponenti della specie Homo neanderthalensis, il celebre uomo di Neanderthal. I Denisova, già presenti nelle zone dell'Asia centrale circa 200.000 anni fa, sviluppano sugli altopiani dell'Eurasia centrale peculiari adattamenti a vivere alle alte quote. I Neanderthal, dotati di corpi robusti, possedevano un cranio dotato di una fronte molto bassa ed imponenti arcate sopraorbitali, all'altezza delle sopracciglia. Il cervello di questi nostri cugini eurasiatici, con un volume massimo di più di 1600 cm cubici, superava di molto il nostro encefalo in grandezza. Nei freddi territori dell'Europa pleistocenica, questi abilissimi cacciatori predano la fauna di grosse dimensioni. In particolare cacciano i grandi esponenti della megafauna dell'era glaciale, tra cui rinoceronti e mammut lanosi. Con questo tipo di abilità venatorie, molte popolazioni del genere Homo diventano definitivamente dei super predatori, capaci di abbattere enormi prede e di competere per le risorse con i grandi predatori dell'era glaciale. Da un lignaggio arcaico di ominini, forse discendenti direttamente da Homo erectus o da una specie ancora più antica di esseri umani, evolvono su alcune isole dell'Indonesia addirittura delle forme insulari. Chiamato anche Hobbit, Homo floresiensis era una specie umana che già più di 100.000 anni fa popolava le fitte foreste e le boscaglie dell'isola di Flores, dove, a causa dell'isolamento, era diminuita drasticamente in dimensioni, fino a misurare soltanto poco più di un metro di altezza. Questa minuscola specie umana condivideva gli habitat dell'isola con stegodonti nani, giganteschi marabù e varani di dimensioni impressionanti. Anche in Nord America, alle latitudini polari, ritroviamo faune che oggi considereremmo inusuali per questi ambienti. I cammelli brucano l'erba nelle vaste distese di steppa in Canada e in Alaska. Le iene ghepardo sono di successo e sono molto adattabili. Ciò permette loro di attraversare la Beringia e di uscire dall'Eurasia, arrivando infine a diffondersi anche in Nord America. Chasma portetes è quindi l'unica specie di iena ad oggi conosciuta ad essere mai arrivata sul continente nordamericano. Inoltre, queste particolari iene si adattano benissimo alle rigide temperature dell'Artico, dove iniziano a vivere e a cacciare diverse specie della megafauna pleistocenica. Una volta più diffusi, ora i trichechi sono limitati alle zone polari, dove danno origine alla specie odierna. I mammut lanosi, diffusi in tutta l'Eurasia, raggiungono anche la parte settentrionale del continente nordamericano.
Durante il Pleistocene è già presente l'alce, ma esistono anche specie affini oggi completamente estinte. Uno di questi è Cervalces, il quale vagava per le foreste di conifere e le torbiere della parte settentrionale dell'Eurasia e del Nord America. Nelle praterie corrono imponenti mandrie di cavalli americani, della specie Equus occidentalis. Fino a circa 12.000 anni fa, la diversità e il numero di specie del gruppo delle antilocapre era molto più grande. Durante la parte superiore del Pleistocene, corrono ancora nelle praterie e nei boschi del continente almeno 4 specie diverse, mentre oggi ne rimane soltanto una. Molte di queste specie sono probabilmente prede degli estinti ghepardi americani, che contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, sono molto più imparentati con i puma. I puma odierni esistono già nel Pleistocene, e specie affini quali Puma pardoides, il cosiddetto puma eurasiatico, arrivano a popolare anche l'Eurasia. Le foreste nordamericane sono popolate dalle famose tigri da denti a sciabola. Questi predatori cacciavano probabilmente i tapiri negli ambienti forestali. Infatti, nonostante il raffreddamento, durante quest'epoca esistono e sono ancora molto diffusi sul continente i tapiri, annoverando nel corso del Pleistocene ben 4 specie diverse. I castori giganti invece popolano le paludi di tutto il Nord America, dal Canada alla Florida. Castoroides era infatti un parente dei castori odierni, capaci di raggiungere dimensioni incredibili, fino a più di 100 kg di peso. Il cosiddetto lupo dell'era glaciale, conosciuto tradizionalmente come Canis dirus, cacciava grosse prede nelle foreste e nelle praterie di tutto il Nord America. Questo grosso canide si era adattato a cacciare le molte specie di erbivori della megafauna pleistocenica, tra cui cavalli, cammelli e bisonti. Tuttavia, questa specie non era strettamente imparentata con i moderni lupi, bensì faceva parte di un genere separato denominato Enochon. Altri famosi esponenti della megafauna pleistocenica sono i mastodonti, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non erano strettamente imparentati con i mammut. Inoltre, essi vivevano in zone più temperate rispetto a questi ultimi, preferendo le foreste di latifoglie e di conifere agli spazi aperti. Arrivati dall'Eurasia, in America i bisonti evolvono specie davvero enormi. Dotato di maestose corna lunghe ben più di 2 metri e di una corporatura massiccia, Bison latifrons era più grande anche dei moderni bisonti americani. Molto probabilmente, lungo le sterminate distese erbose nordamericane di 300.000 anni fa, i leoni americani cacciavano proprio questi imponenti bovini. Affine ai leoni delle caverne, gli antenati di questi felidi arrivarono dall'Eurasia passando anch'essi per la Beringia. I leoni americani erano tra i felidi più grandi mai apparsi, potendo arrivare a pesare intorno ai 300 kg, in rari casi oltre i 400. Con gli antenati dei leoni americani passarono la Beringia e scesero lungo il Nord America anche alcuni cugini dei mammut lanosi. Questi, arrivati sul continente, evolvono una nuova specie, Mammutus columbi. Conosciuti anche come mammut columbiani, questi proboscidati raggiungevano dimensioni colossali, rivaleggiando in stazza anche con Paleoloxodon namadicus. Su alcune isole della California, questi giganteschi mammut rimangono isolati ed evolvono una specie nana, endemica delle isole di Santa Barbara. Come hanno fatto mammut, bisonti e leoni, anche i giaguari arrivano nelle Americhe tramite l'istmo di terra costituito dalla Beringia. In Nord America esiste già con la sottospecie Panthera onca augusta, il cosiddetto giaguaro dell'era glaciale. Come se non bastasse, oltre a leoni, puma, tigri dai denti a sciabola, giaguari e lupi dell'era glaciale, esistono altri carnivori di grandi dimensioni. Infatti, durante l'era glaciale, persino gli ursidi sviluppano adattamenti per nutrirsi di grosse prede. Arctodus, un orso tremarctino, sviluppa lunghe zampe slanciate e una dentizione adatta a una dieta ipercarnivora, proprio come i leoni. Questi orsi, chiamati anche orsi dal muso corto, si nutrivano principalmente di cavalli e cammelli dell'era glaciale. Arctodus poteva raggiungere dimensioni davvero impressionanti. Era alto anche 3 metri e mezzo quando si alzava sulle zampe posteriori e poteva pesare fino a 900 kg. Accanto a tutta questa grande diversità di predatori mammaliani, già da qualche milione di anni fa si erano inseriti con grande successo i formidabili uccelli del terrore. Nei grandi spazi aperti del Nord America, fino a circa 1,8 milioni di anni fa, Titanis cacciava probabilmente prede di piccole e medie dimensioni. Uccideva le sue prede sferrando una serie di potenti colpi con il suo robusto becco. Benché il grande scambio faunistico americano tra Nord e Sud America sia iniziato circa 4 milioni di anni fa, è 2 milioni e mezzo di anni fa, all'inizio del Pleistocene, che si hanno i flussi migratori più intensi. Molte specie provenienti dal continente sudamericano varcano ancora l'istmo di Panama e si stabiliscono con successo sul continente settentrionale.
Fino a 12.000 anni fa, nella parte meridionale del Nord America, vi sono i gliptodonti, giganteschi parenti degli armadilli, dotati di una corazza simile al carapace delle testuggini. Coperti da una dura corazza ossea, anche i grossi armadilli pampateridi scorrazzano per i territori nordamericani. I noto ungulati toxodonti, particolari ungulati sudamericani, arrivano anche in America centrale ed infine in Nord America. Arrivati già da molto tempo sul continente, sono molto numerosi gli enormi bradipi giganti. Forme davvero titaniche come Remotherium rivaleggiano in dimensioni con i più grandi mammut colombiani. Alcune forme come Megalonyx si adattano molto bene ai nuovi habitat che offre il continente. Il genere arriva fino in Alaska a popolare le foreste temperate e fredde. I roditori caviomorfi arrivano anch'essi al nord. Qui i capibara si stabiliscono nelle zone umide di Messico e Florida. Insieme a tutte queste faune, verso la fine dell'epoca, arrivano nel continente settentrionale anche gli armadilli dalle nuove fasce, che si adattano rapidamente a vivere in questi nuovi territori. Mentre tutte queste specie attraversano l'istmo di Panama e si muovono sulla terraferma, i bradipi megalocnidi invece colonizzano le isole dei Caraibi e danno origine a molte specie endemiche dalle sembianze di enormi roditori. In Sud America, i bradipi terricoli giganti continuano a prosperare con innumerevoli forme, come ad esempio il famoso Megatherium, che era grande quanto un elefante. Alcuni bradipi megalonichidi di minori dimensioni si sono adattati a popolare le zone montuose delle Ande. Milodon, nonostante possedesse un corpo a botte, probabilmente era un abile scavatore e costruiva grossi cunicoli. Era provvisto inoltre di strane placche ossee sottocutanee, ben nascoste dalla pelliccia. Anche i gliptodonti sono molto abbondanti in Sud America. Ad esempio vi era Dedicurus, che possedeva una mazza caudale irta di aculei, una sorta di via di mezzo tra la coda di un anchilosauro e quella di uno stegosauro. Invece, nelle grandi savane sudamericane, i formichieri giganti si cibano di termiti, aprendo i termitai ed inserendo il loro muso all'interno della cavità scavata. Per quanto riguarda gli ungulati, nell'America meridionale rimangono solo poche specie. I toxodonti prosperano ancora nelle grandi praterie, brucando l'erba con le loro grosse labbra squadrate, mentre Macraucenia è l'ultimo rappresentante di una stirpe di ungulati sudamericani un tempo molto prolifici, quella dei litopterni. Intanto, fino a circa 2,5 milioni di anni fa, dal nord continuano ad arrivare nuove specie strane al continente. Già arrivati alla fine della precedente epoca, i camelidi lamini evolvono le prime specie endemiche. Durante il corso del Pleistocene si originano infatti tutte le moderne specie di camelidi sudamericani, tra cui lama, guanaco, bigogne ed alpaca. Il genere Paleolama vive già alle alte quote ed è distribuito tra Nord e Sud America. Un lignaggio di felidi parallelo al gruppo contenente gatti, linci, pume e ghepardi varca anch'esso l'istmo di Panama e si disperde a sud, nei vari ecosistemi del continente. Nelle steppe, nelle foreste e sulle montagne, questi carnivori si diversificano velocemente, dando origine a gatti delle Pampas, ocelot e gatti delle Ande. All'inizio dell'epoca anche i cervidi colonizzano per la prima volta il continente meridionale. I cervidi capriolini sviluppano rapidamente specie endemiche più simili a gazzelle che a dei veri cervi. Questi sono i moderni cervidi che ancora troviamo in molti ambienti sudamericani. Già arrivati durante il Pliocene, gli equidi sviluppano specie endemiche quali Hippidion, che in questo periodo galoppava nelle ampie distese di prateria. Il flusso più intenso del grande scambio americano porta in Sud America anche grandi forme di felini. Infatti, tra la fine del Pliocene e l'inizio del Pleistocene, arrivano qui gli antenati di puma e gli aguarondi. Gli enormi uccelli del terrore, fino ad almeno 100.000 anni fa, percorrono ancora le vaste distese erbose in cerca di prede. Arrivati dal Nord America, 500.000 anni fa, i primi giaguari vagano già per le ampie foreste tropicali del Brasile. Oltre a questi grandi carnivori, si inseriscono negli habitat meridionali anche i mustelidi. Alcuni parenti di martore e ghiottoni arrivano infatti nei territori sudamericani e danno origine ai grossi taira. Già arrivati alla fine della precedente epoca, i canidi cerdocionini si diffondono ora in molti ambienti sudamericani, evolvendo una grande diversità di forme adatte a vivere nelle foreste, nelle praterie e persino negli ambienti desertici. In questi sterminati territori abitati da una ricchissima fauna arrivano nuovi ed enormi predatori, prima di allora mai arrivati sul suolo dell'America meridionale. Smilodon riesce ad attraversare l'istmo di Panama e sul nuovo continente, già 1 milione di anni fa, sviluppa una specie endemica. Infatti questi felidi crescono in dimensioni e diventano ancora più grandi rispetto ai loro antenati nordamericani. Questi massicci macairodontini riuscivano probabilmente ad arrivare a pesare tra i 200 e i 400 kg,
Ciò li rende tra i più grandi felidi mai esistiti, rivaleggiando in dimensioni col leone americano. Questi robusti predatori, dati i loro corpi massicci e tarchiati, erano probabilmente dei cacciatori da imboscata, che sorprendevano le prede aspettando dietro i bassi arbusti delle boscaglie. Insieme a tutti questi carnivori, verso la fine del Pleistocene, il lupo dell'era glaciale, Enochondyrus, varca il ponte di terra tra i due continenti e si insedia in luoghi come Venezuela, Perù e Bolivia. Il Sud America, alla fine del Pleistocene, è abitato da innumerevoli specie di piccoli e grandi felidi. Gli adattabili leoni americani riescono ad inserirsi anch'essi tra le numerose specie di predatori presenti, spingendosi tanto a sud da raggiungere il Cile e l'Argentina. Verso la fine del Pleistocene, le praterie sudamericane sembrano quindi una versione alternativa della savana africana. Qui troviamo una grande abbondanza di prede e di predatori di grandi dimensioni, che occupano nicchie ecologiche estremamente simili a quelle occupate dagli animali del vecchio mondo. I grossi uccelli terricoli come i nandù si muovono tra l'erba alta, grandi felidi predatori si aggirano tra la boscaglia in attesa di sorprendere una preda, veloci caprioli simili a gazzelle si spostano guardinghi tra la vegetazione ed elefanti gonfoteridi pascolano muovendosi con passo pesante. Cavalli dal muso ampio si spostano in gruppo, mentre la struttura corporea massiccia dei toxodonti ricorda in lontananza dei rinoceronti senza corna. Spostiamoci ora nuovamente nel vecchio mondo, dove inizia l'ultima parte di questa intricata storia di successioni e mescolamenti di faune. Mentre molte specie umane si aggirano in tutta l'Eurasia, tra circa i 300 e 200 mila anni fa ha finalmente origine la nostra specie, Homo sapiens. Con una capacità cranica compresa tra i 1400 e i 1500 centimetri cubici, i primi Homo sapiens trovano la loro culla nelle grandi savane dell'Africa orientale. La presenza di vari esemplari di Homo sapiens arcaici in altre parti del continente fa supporre che la nostra specie non si sia originata in un punto specifico dell'Africa, bensì è probabile che abbia avuto una cosiddetta origine panafricana. Diverse popolazioni del genere Homo, provenienti da varie zone, avrebbero quindi contribuito alla nascita della nostra specie. Questi nuovi primati terricoli, pur essendo onnivori, sono anch'essi abilissimi predatori. Con varie strategie di caccia riescono ad abbattere grandi specie di mammiferi. Grazie a specifici adattamenti per resistere al clima torrido degli ambienti di savana, questi esseri umani sono dei corridori con una grande resistenza sulle lunghe distanze. Homo sapiens è tra le ultime specie umane comparse sulla Terra. Il suo cranio è caratteristico, è alto, di forma globulare e presenta arcate sopraccigliari poco pronunciate. Ben presto alcuni sapiens cercano di espandersi in altri territori ed escono finalmente dall'Africa. Intorno a 100.000 anni fa, attraverso il Medio Oriente e la penisola arabica, si disperdono rapidamente in Eurasia. Quando gli esseri umani moderni mettono piede nei territori eurasiatici, su questo continente tra Denisova, Neanderthal, Erectus, uomini di Flores e di Luzon, esistono ancora ben 5 specie umane. I sapiens sono davvero molto adattabili. In relativamente poco tempo, qualche decina di migliaia di anni, si spingono a colonizzare aree e fasce climatiche mai toccate prima d'ora da altri ominidi. Le modificazioni necessarie per potersi adeguare ai nuovi ambienti vengono spesso soppiantate dalla più versatile intelligenza, che grazie alla tecnologia dona alle più recenti specie umane un'adattabilità senza precedenti. In mancanza di una folta pelliccia, essi si adeguano alle nuove condizioni, fabbricandosi vestiti fatti di pelle animali in grado così di proteggersi dalle più basse temperature. In Asia, questi versatili ominidi si incrociano addirittura con le specie che popolano quelle zone. In Medio Oriente incontrano i Neanderthal, con i quali convivono e si incrociano per un breve periodo, dando origine a prole fertile. I Sapiens fanno lo stesso in Asia centrale con i Denisova. Questi incroci rendono probabilmente i nostri antenati ancora più adattabili. I Sapiens, dopo essersi ibridati con i Neanderthal, raggiungono circa 46.000 anni fa l'Europa, dove per ancora poco tempo convivono con i loro robusti cugini, mentre i Sapiens incrociatisi con i Denisova si spostano ancora più a sud, attraversando l'Asia sud-orientale e arrivando a colonizzare l'Indonesia. Queste popolazioni arrivano a colonizzare persino la Nuova Guinea ed infine l'Australia. Ciò è possibile probabilmente grazie a ponti di terra presenti tra le isole, nati in seguito all'abbassamento dei livelli marini. Ma i Sapiens compiono anche spostamenti via mare lungo brevi tratti, già tra i 60 e i 50.000 anni fa. In Australia essi sono gli unici primati ad aver mai calpestato i territori del continente isola. Nelle vaste distese australiane, queste popolazioni iniziano molto probabilmente a cacciare la peculiare megafauna australiana, composta da marsupiali, uccelli terricoli e varani giganti.
In molte parti dell'Eurasia, i due predatori di maggiore successo del continente, ovvero il primate Homo sapiens e il lupo, si ritrovano ad essere commensali e talvolta in competizione tra loro. In diverse parti dell'Eurasia ed in molteplici occasioni indipendenti, l'uomo dà inizio al processo di domesticazione del lupo, selezionando i primi antenati dei cani. I sapiens con all'interno dei loro genomi sia geni di Neanderthal che di Denisova e con al loro fianco i primi cani attraversano circa 20.000 anni fa la Beringia e si disperdono finalmente anche in Nord America. Sono i primi ominidi in assoluto a calpestare il suolo nordamericano. Si inseriscono anch'essi tra le già innumerevoli specie di predatori che popolano questi territori. Infatti probabilmente competono con loro per le gigantesche specie di erbivori della megafauna, cacciando mastodonti, mammut colombiani, enormi bisonti e bradipi giganti. Già 16.000 anni fa, questi formidabili ominini esploratori raggiungono anche l'ultimo continente abitabile, ovvero il Sud America. Qui incontrano molto probabilmente le ultime tigri dai denti a sciabola e le popolazioni relitte dei peculiari ungulati sudamericani. Ora il bizzarro primate Homo sapiens popola la stragrande maggioranza degli ambienti e dei continenti della Terra. In poco meno di 6 milioni di anni, le strane scimmie ominine sono scese dagli alberi e grazie a caratteri che per puro caso si sono rivelati vantaggiosi, si sono stabilite negli spazi aperti. Contro ogni probabilità, queste scimmie si sono diversificate e pur non possedendo artigli, né denti affilati, né tantomeno grandi capacità fisiche, sono diventate formidabili predatori grazie al loro intelletto. In pochi milioni di anni sono passate dall'essere prede in balia delle belve feroci all'essere i super predatori più efficienti che il pianeta abbia mai visto. La specie Homo sapiens, nel corso della sua breve esistenza, ha un'espansione senza precedenti. In poco più di 100.000 anni si disperde attraverso quasi ogni continente, cacciando le grandi specie della megafauna e dominando tutti gli ecosistemi in cui si insedia. Verso la fine del Pleistocene, tutta questa varietà di specie che compone la cosiddetta megafauna pleistocenica cessa rapidamente di esistere. Alla fine di quest'epoca, ricca di colpi di scena, si verifica l'estinzione di un gran numero di specie di grandi dimensioni. In Eurasia scompaiono cervi giganti, mammut, rinoceronti lanosi, bisonti delle steppe ed orsi delle caverne. Incontrano la stessa sorte i grandi predatori come tigri dai denti a scimitarra, iene e leoni delle caverne, oltre alla megafauna australiana, che non lascia discendenti. In ultimo, con effetti ancora più gravi, avviene la medesima cosa nelle Americhe. Sui due continenti si estinguono improvvisamente mammut colombiani, bradipi giganti, cammelli, gliptodonti, cavalli, gonfoteridi sudamericani, mastodonti, toxodonti e i maestosi bisonti dell'era glaciale. Come nel vecchio mondo, i predatori che dipendono da questa fauna di grandi dimensioni fanno la stessa fine. Spariscono per sempre dagli ambienti di tutta America tigri dai denti a sciabola, lupi dell'era glaciale, giaguari nordamericani, orsi dal muso corto e leoni americani. Non si sa ancora di preciso cosa possa aver causato questa vasta estinzione di forme di mammiferi giganti. La scomparsa della megafauna nei diversi continenti sembra coincidere con l'espansione di Homo sapiens, perciò uno dei fattori scatenanti dell'estinzione potrebbe essere stata proprio la forte pressione venatoria che i nostri antenati hanno esercitato sulle varie faune che hanno incontrato. Un'altra ipotesi vede come causa dell'estinzione della megafauna i bruschi mutamenti climatici durante l'ultima parte del Pleistocene. Non si conoscono bene le cause di questi cambiamenti climatici, ma sicuramente il susseguirsi di queste rapide fluttuazioni nelle temperature globali ebbe un gravissimo impatto sulle forme di vita. A causare la scomparsa della famosa fauna del Pleistocene potrebbe essere stata anche una combinazione di questi due eventi. Alcune specie potrebbero aver quindi sofferto maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici, mentre altre potrebbero non essere riuscite a sopravvivere all'intensa caccia da parte dell'uomo. Comunque sia, oggi, alle latitudini temperate e fredde, purtroppo non è rimasta alcuna traccia di questa grande quantità di specie dalle dimensioni impressionanti. Alla fine del Pleistocene, circa 11.700 anni fa, i ghiacci iniziano a ritirarsi. Ciò segna la fine di quello che conosciamo come ultimo periodo glaciale. In questo gelido capitolo della storia della vita sul nostro pianeta abbiamo assistito a profondi mutamenti climatici globali in grado di cambiare innumerevoli volte le carte in tavola e grazie ai quali sono scomparse le specie di mammiferi più strabilianti dell'intero Cenozoico. Ci siamo avventurati tra le primordiali savane dove le particolari condizioni dell'era glaciale hanno plasmato la stirpe di uno dei più inusuali predatori che siano mai apparsi.
Nel prossimo episodio, l'ultimo periodo glaciale è giunto ormai al termine e l'uomo vede stabilirsi le condizioni ideali per proliferare. La specie Homo sapiens affermerà il suo dominio e darà inizio ad una delle più grandi rivoluzioni di tutta la storia delle forme di vita sulla Terra. È giunta l'era dell'uomo. Thank you.